Inizio come è solito da me in ogni puntata facendo una passeggiata turistica attraverso le bellezze del comune. Noi adesso siamo in compagnia del sindaco. Buongiorno Ernesto. Ciao. Ernesto Toma, chi ci guiderà nella prima parte di questa nostra puntata dedicata a Maglie. Come vedete, noi ci troviamo davanti a una maestuosa chiesa che è il Duomo di Maglie. Sì. Non potevamo iniziare meglio che proprio dal Duomo. Questa, a dir la verità, per i magliesi è la chiesa madre. Chiesa madre perché da qui partono un po' tutte le manifestazioni importanti della città, come la processione Venerdì Santo e anche la processione del Santo Patrono, San Nicola, ma anche perché è la chiesa principale. Nasce su due edifici, c'erano prima due chiesette intorno al 1400 e 1600, molto antiche, però questa nasce su queste due chiesette e viene terminata intorno al 1800. È composta da tre arcate, così come puoi vedere. Così come diceva il sindaco, questa è una chiesa che è divisa in tre ampie navate sorrette da 10 colonne. Il parroco è Don Salvatore Sisini. Un piacere, la ringraziamo. La chiesa è sorta nel 1700, seconda metà. Prima su questo stesso sito c'erano due altre chiese, una nel 1600 e un'altra di rito greco ancora nel 1500. Questa struttura architettonica ha tre navate, mentre le precedenti erano ad una navata sola, e anche questi tre altari che sono coevi con la chiesa. L'altare maggiore dedicato alla Madonna della Misericordia, l'altare di San Nicola e di Santo Ronzo. E abbiamo anche gli autori e le date di questi altari. Sono Emanuele Orfano e siamo nel 1755. Ovviamente questa tela che noi abbiamo è una tela che proviene già dalla chiesa precedente ed è del catalano. Di questa tela, per esempio, ci sono tre tele uguali in provincia di Lecce. Una sta qui, una a Sernatia e una a Lecce, di cui Santo Ronzo è protettore. Per quanto riguarda gli altari laterali, noi abbiamo invece tanti elementi di riporto delle vecchie chiese che naturalmente erano qui sul luogo. Per cui questo altare laterale di San Giovanni Battista, per esempio, è datato ed è firmato, un altare di tipo barocco, ma è della chiesa precedente. Gli altari sono compositi, per esempio qui la seconda metà, da questa altezza in su, appartiene ad un altare precedente, quest'altra, la seconda metà, ad un altro altare. Qui c'è la Madonna della Pace, una tela molto molto rinomata da questo punto di vista. Anche un organo molto originale, funzionante, lo usiamo anche per i concerti. Questo organo porta il nome dell'organaro e la data Carlus Sanarica Me Fecit, anno domini 1755. È un organo mobile. Che significa un organo mobile? Un organo che veniva portato durante le processioni, anche fuori dalla chiesa. Particolare interesse è anche la Cappella del Santissimo, con l'altare in marmo, ovviamente, di stile napoletano e viene da Napoli. Questi due altari laterali ovviamente sono una realtà un po' a sé stante, barocca, e hanno anche il sapore del barocco romano. E questa immagine di Maglie è un'immagine che naturalmente è del 1800. Era una collegiata, quindi aveva anche i suoi canonici, che naturalmente qua dietro al coro, sono 80 posti, venivano a recitare durante il giorno il breviario e si conserva dall'Ottocento fino ad oggi in questa maniera. I colori della chiesa hanno come punto di riferimento i colori dell'altare in marmo che era precedente alla chiesa stessa. Da una visita pastorale fin dal 1500, che conserviamo adesso in archivio, ci dice che naturalmente ab antiquo la parrocchia è dedicata a San Nicola. Ovviamente San Nicola è il patrono principale. Poi si sono aggiunti come santi compatroni Santo Ronzo e la Madonna della Grazia.
Don Salvatore, qui siamo arrivati a un'altra chiesa molto importante di Maglie. Una chiesa che rappresenta anche la storia di questo territorio. È la chiesa della Madonna delle Grazie, una delle chiese più antiche di Maglie, iniziata verso la fine del Cinquecento, nella parte muraria, trova il suo completamento verso la prima metà del 1600. Difatti questo altare che noi abbiamo è del 1645. L'altare è di Donato Chiarello, un artista che ha fatto almeno 6-7 interventi molto significativi in provincia. È un barocco che naturalmente si serve anche di una simbologia anche di tipo medievale. Tutto è in funzione di immagini relative alla storia sacra che naturalmente ci convoglia e ci dirige verso Maria, verso la Madonna. La chiesa è anche dotata di 12 tele che sono i 12 apostoli. Molto interessante in questa chiesa sono gli affreschi che naturalmente prendono inizio verso la metà del 1600, però terminano il 4 febbraio del 1700. Partiamo dalla realtà del peccato originale che noi abbiamo alle spalle, e questa è la storia dell'uomo, per dirigersi verso la gloria del paradiso. Il paradiso raffigurato in forma di luce e in forma ovviamente di suono. Noi abbiamo una specie di archivio di quelli che possono essere gli elementi del fine 1600. Abbiamo tutti i frutti di quel periodo rappresentati. Abbiamo anche gli animali rappresentati, c'è un po' di tutto. Gli strumenti musicali che si usavano nel 1600. Abbiamo una forma iniziale di organo chiamata spina, eccetera. Abbiamo una specie di contrabbasso, abbiamo dei violini, abbiamo anche dei pifferi. Questa è la chiesa dedicata a San Martino de Tours, come vedete. Ha una facciata semplice, sormontata da una croce e dallo stemma della città di Maglie.